Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi nuovo spacchettamento AliExpress. Mi sono arrivati altri 6 pacchettini, eccoli qui. Ci sono state ad arrivare circa 2 mesetti, anche qualcosa in più, quindi io sinceramente pensavo che addirittura neanche mi arrivassero. Infatti continuavo a farmi allungare l'estensione, insomma, della protezione acquirenti, però per fortuna qualcosa è arrivato, quindi adesso devo andare a controllare e a lasciare feedback ai venditori. Ok, cominciamo subito, così vedo cosa mi è arrivato e cosa invece sfortunatamente sto ancora aspettando, e visto che è passato talmente tanto tempo mi sa che mi farò fare il rimborso. Ed è la prima volta che comunque succede che qualcosa non mi arriva, o magari sta semplicemente portando... Sta semplicemente portando ritardo e magari, non so, nei prossimi giorni arriverà? Boh, vedremo. Ho preso un altro top, come quello che vi ho mostrato 2 video fa, forse, non me lo ricordo più. Io comunque giù nell'info box vi metterò la playlist di AliExpress, perché ho fatto un'infinità di video, praticamente quelli si stanno arricchendo con tutte le cose che ho comprato da loro. E ho preso questo crop top, eccolo qui, di questo colore che sinceramente mi mancava, e lo trovo adorabile. Cioè, guardate che bellino che è. Io ce l'ho praticamente di tutti i colori, voi l'avete visto in tantissimi video, ce l'ho bordeaux, ce l'ho grigio, ce l'ho bianco, ce l'ho nero. E basta forse, non lo so. Comunque questo colore qua mi mancava e io potevo non avere un crop top rosa di questo modello, e quindi l'ho preso. Costano pochissimo, tipo intorno a 1,20€, 1,50€, poi dipende da quali offerte hanno loro. E non vedo l'ora di metterlo. Apriamo questo qui, che è piccolino e sinceramente non so cosa c'è dentro. Ma cos'è? È arrivata, io pensavo che non arrivasse più. Aspettate che così non la vedete. Siete pronti? Standing ovation. Ebbene sì, ne ho preso un'altra. Questa è... è col velcro. Va bene. Ok, comunque, ho preso un'altra patch coreana, come quella di 2 video, 3 video fa, non me lo ricordo più, quella rotonda, e l'ho presa anche rettangolare. E niente, alla fine la bandiera non l'ho più ordinata e sinceramente me ne sono un po' pentita, però... mai dire mai, magari ci ripenso e la prendo e l'attacco qui da qualche parte in camera mia, una bandiera coreana gigante. Andiamo avanti, apriamo un altro pacchettino perché non vorrei che questi video durassero sempre un'eternità. È arrivato! Bello, però mi sa che è un po' grande. Rimanendo sulla scia degli occhiali da sole, che come quello che vi ho mostrato l'altra volta, ne ho preso un altro. Sono tipo impazzita, ho ordinato diversi occhiali da sole. Per quale motivo non lo so, comunque ho preso questo perché sinceramente mi piaceva la sfumatura. Vedete che fa tutti questi colori? L'ho trovato molto tropical vibe, non lo so, mi è piaciuto. E quindi l'ho preso, però mi sembra un po' grande. Cioè anche questo è costato intorno credo a 1,20€, 1,30€. Ma come mi sta? Oddio, è enorme per il mio viso. Cioè, secondo voi mi sta bene o male? Cioè secondo me è troppo grande per il mio visino, che io ce l'ho piccolo, però boh, mi piaceva. Non si vede proprio chiarissimo, ma non so se è perché è sporco o perché proprio ho fatto male l'occhiale. Devo pulirlo. Comunque vabbè, tanto per quanto mi è costato, alla fine. Poi apriamo quest'altro pacchettino, vediamo cosa c'ha dentro. Cosa c'ha? Sì! Ok, non vedevo l'ora che mi arrivasse. Allora, io non so se capita anche a voi che quando vedete dei telefilm, voi vi fissate con qualcosa che c'è in quel telefilm. Nel mese di maggio io ero in fissa con una serie TV che guardavo su Netflix ed è Shadowhunters, e lei, che adesso non mi ricordo più come si chiama perché io mi dimentico i nomi, cioè quando inizio a guardare altre serie TV poi mi dimentico i nomi di quelle vecchie, come si chiamava? Ivy,
forse a Ivy, credo. Non so se voi avete visto Shadowhunters, se non l'avete fatto vedetelo perché è un telefilm bellissimo, cioè a me è piaciuto davvero davvero tanto. E comunque, praticamente lei c'aveva un bracciale grosso così con un serpente e io giuro che sono andata in fissa. Quindi sono andata proprio a ricercarlo e a scrivere bracciale Shadowhunters, città di ossa, cose così. Alla fine me ne sono usciti diversi. Oh, mi sono accorta però di una cosa, che è rotto. Infatti adesso io lo dirò al venditore. Anche se mi sa che è qui dentro. Comunque vabbè, ce n'erano diversi bracciali con i serpenti e ce n'era proprio uno simile a quello del film, ma mi sembrava troppo appariscente, troppo... Quindi ho detto no, lasciamo stare. E alla fine ho preso questo qua. Però se ci fate caso ci sono due pietruzze staccate. Io ho l'aggeggio per attaccare gli strass, quindi vedrò se riesco a riagganciarli. Comunque lo scrivo al venditore, vediamo se mi fa un rimborso o che ne so io. E niente, non vedevo l'ora che mi arrivasse. È elastico. Ok. E al braccio sta così. Ora magari molti di voi lo troveranno orrendo, ma cioè io veramente ero troppo andata in fissa, desideravo troppo avere un cavolo di bracciale con il serpente. Tra l'altro c'ho anche l'anello col serpente, io sto in fissa con i serpenti per ora, però vabbè. Comunque secondo me è carino, cioè io lo trovo molto carino, peccato che ci si strasse staccati adesso... Vedo se riesco a risolvere. Lo lascio messo. Andiamo avanti che dobbiamo aprire gli ultimi due. Apro questo qua, che è enorme. Stra impacchettato. Oddio, stava per cadermi. Oh, è arrivata finalmente! Ok, avevo di quel terrore che non arrivasse. Ma cosa c'è un elica? Allora, praticamente ho ordinato... una pinza gigante per attaccare il telefono, per potersi fare i video, i selfie e cose così. Sinceramente non so come si monta. Sembra fatta benissimo, mi è costata intorno ai 2 euro, 2,50 euro. E avevo il terrore che non mi arrivasse, perché questa ci ha messo più di 2 mesi, credo, ad arrivare. Veramente ci ha messo tantissimo tempo. Infatti stavo pensando proprio di richiedere il rimborso al venditore, perché ormai avevo perso le speranze, invece eccola qui. C'ha sto mollettone e quindi voi potete attaccarla, non so, ai bordi della scrivania, di un mobile, della porta, appunto alla sponda del letto. Poi c'ha il tubo che è... cavolo quanto è rigido, io pensavo tipo che arrivasse tipo tutto, oh, che mi crollasse, quindi invece no, è proprio durissimo da piegare. Comunque poi penso che si avviti in qualche modo su e qua si attacca al mollettone il telefono e quindi potete farvi tipo con l'autoscatto le foto, i video e cose del genere. Io sinceramente ho pensato mi fosse abbastanza utile, soprattutto per fare magari qualche foto per Instagram da sola, senza l'aiuto di nessuno, e quindi l'ho ordinato. È costato davvero poco e la qualità mi sembra ottima. Ora spero che non mi si spacchi nel giro di un mese e che mi duri nel tempo, ma sembra proprio di buona qualità. E adesso apriamo l'ultimo pacchettino e già toccandolo tipo so che cos'è, perché si capisce solo tastandolo. E infatti... ta-da-da-da! Un altro paio di occhiali, in totale ne ho ordinati 3 e sono arrivati tutti e 3, ok? Non ne ordinerò più, basta. Anche questo mi sembra un po' grosso per il mio viso, ma le misure sinceramente non c'erano scritte, quindi non sapevo. È sfumato tra il rosa e il giallo, cioè questo proprio l'ho trovato tipo alla Miami Vice e mi è piaciuto. Wow, si vede tutto rosa! Guarda il mondo, tutto rosa. Mi sta malissimo. Questo mi sta veramente male, secondo me. Cioè, a parte che oggi ho sti capelli che non sono proprio una delizia. Però secondo me mi sta veramente male. Cioè, fatemi sapere le vostre impressioni. Però è bello. Cioè, sembra tutto più luminoso e rosa. Attraverso questi occhiali vedete il mondo in rosa. Boh, fatemelo sapere, ma io non mi ci vedo granché. Oh, è tornato tutto a colori. Ok, quindi questi erano i pochi pacchettini che mi sono arrivati da AliExpress. Mi manca l'appello qualcosa, ma ormai ho totalmente perso le speranze, quindi credo che chiederò un rimborso al venditore. Cos'è che mi manca? Mi manca un top che avevo ordinato
E poi cos'altro? C'è un'altra cosa che adesso non ricordo, però vabbè. Non lo so se arriveranno. Se arriveranno, boh, ve lo farò sapere. Ok, spero che questo video, come tutti gli altri, vi sia piaciuto. Se è così, mettetemi un pollice in su. Io aspetto di leggere giù i vostri commenti. Vi ricordo, come al solito, che se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, tanto è gratis, così non perderete le prossime uscite. E se cliccate sulla campanella vi arriverà la notifica di tutti i prossimi video che pubblicherò. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!